10 marzo 1831. Il re di Francia, Luigi Filippo d'Orléans, istituisce la Legione Straniera, uno speciale corpo militare che costituisce una forza combattente autonoma da impiegare nelle colonie per mantenere l'ordine pubblico ed allontanare dalla Francia ufficiali e soldati violenti o scomodi per il potere. Uomini che accettano condizioni estreme in località sperdute pur di non venire imprigionati e mantenere la libertà. L'addestramento è durissimo, i più rinunciano. Chi resta fa della legione la sua famiglia e la sua casa, secondo il motto Legio Patria Nostra. Alcune epiche battaglie, la più importante nel 1863 a Cameron, in terra messicana, dove 65 legionari tennero testa fino all'ultimo uomo a 2000 soldati, contribuiscono a rendere da subito leggendario questo corpo militare orgoglioso ed impenetrabile che letteratura e cinema faranno entrare nel mito. Nella seconda metà del XX secolo, con il compito di domare l'insurrezione anticoloniale dell'Algeria, la Legione si rende responsabile di condotte spietate anche nei confronti della popolazione civile, suscitando indignazione. Alcuni reparti vengono drasticamente ridotti. Ai nostri giorni la Legione partecipa alle operazioni di guerra o di controllo delle forze internazionali nelle aree calde del pianeta. Anche Peppino Garibaldi, nipote dell'eroe dei due mondi, volle farne parte. E nell'autunno 1914 nasce una Legione Garibaldina. Doveva battersi per la Francia. Aderiscono con entusiasmo giovani antimonarchici e veterani seguaci dell'ideale mazziniano. Il corpo dei volontari italiani, nel 4° reggimento, è formato da 57 ufficiali e da circa 2100 unità tra sottufficiali e uomini di truppa. In dotazione neppure 200 tra cavalli e muli, ma sotto la giacca la camicia rossa.